Ciao ragazzi e benvenuti. Nel video di oggi parliamo di cavi, i classici cavi che utilizziamo tutti i giorni per caricare i nostri telefoni o per trasferire i dati da un dispositivo all'altro, eccetera. Perché questo video e perché su questi cavi? Perché se siete tra quelli che come me costantemente litigano con l'ordine dei cavi annodati, non solo, ma soprattutto cavi che un attimo prima funzionavano e poi quando ne abbiamo bisogno smettono di funzionare. A me capita spesso, soprattutto quando devo trasferire dei dati dal telefono al computer, il cavo non viene riconosciuto e quindi sto perennemente ad acquistare cavi nuovi. Ebbene, fortunatamente ci viene incontro la MagTeam, azienda specializzata nella costruzione di cavi di ricarica e di trasferimento dati. Ma non sono i classici cavi che utilizziamo tutti i giorni, ma hanno caratteristiche particolari che andiamo a vedere in questo video. Intanto buttiamo via questo brobio di cavi, mettiamo in bella vista i cavi della MagTeam e vi faccio vedere già la prima specifica e la prima cosa particolare, che i cavi, se li avvicino, si attraggono e restano attaccati l'uno con l'altro. Questa è una figata perché i cavi sono magnetici e se ad esempio mi serve il cavo per caricare il telefono, ecco che lo utilizzo, come vedete restano dritti senza piegarsi o avvolgersi, quindi utilizzo il cavo per caricare il telefono che riconosce immediatamente il cavo, dopodiché finita la ricarica, finito l'utilizzo, vado a riavvolgere il cavo, mi metto qui così vedete meglio. Come potete vedere, il cavo resta in ordine e preciso anche se lo gettiamo sulla scrivania o lo mettiamo in uno zaino per il trasporto. Stessa cosa con l'altro cavo, ecco che lo posso estendere e riavvolgere in maniera semplice, veloce e soprattutto ordinata. Cosa molto importante, visto che io litigo sempre con i cavi perché ci metto le fascette o cerco di annodarli, ma come avete visto si crea solo un gran casino. Quindi ecco che qui abbiamo i nostri cavi ordinati e sistemati. Ovviamente possiamo anche fare una cosa del genere, quindi se mi serve solo un pezzetto di cavo posso collegarlo al caricabatterie, lasciare il cavo annodato e collegare il telefono che andrà comunque in ricarica. Veniamo adesso alle specifiche tecniche di questi cavi, perché come vi ho anticipato sono cavi comunque particolari. A parte la figata che sono magnetici e quindi ci evitano tutto quello schifo dei cavi normali, hanno delle caratteristiche tecniche molto interessanti. Intanto sono cavi certificati MFI, quindi Apple certifica con la sigla MFI che questi cavi sono pienamente compatibili con tutti i loro dispositivi. Ovviamente di questi cavi ne abbiamo diversi tipi, vi lascio in descrizione il link al loro sito, dateli un'occhiata perché trovate di tutto, i cavi anche per ricariche più potenti da 60 watt. Se ad esempio dovete caricare un computer come un Apple o un MacBook con USB-C, che di solito lavora con un alimentatore da 60 watt e quindi avete il cavo disponibile. Ma non solo, ci sono vari colori e varie tipologie di cavetteria, quindi andate a dargli un'occhiata. Non solo, questa parte che vi ho fatto vedere prima, che vi ho detto comunque è una parte particolare di tutti i cavi, perché questa zona in tutti i cavi ha un chip microscopico che serve per gestire la ricarica e il riconoscimento del cavo con il device che andiamo a collegare. Questa soluzione della MagTeam ha un chip che riesce a gestire una ricarica di 3 A per quanto riguarda questa tipologia di cavi e
dà protezione per il sovrariscaldamento e anche la sovrattensione, cosa molto importante perché spesso capita che i cavi si surriscaldano proprio in questa parte e si possono danneggiare creando seri problemi al dispositivo che è collegato. Quindi ecco perché è importante la scelta dei cavi giusti e non lemosinare sulla cavetteria, perché un cavo da pochi euro ci può fare un danno notevole su un dispositivo. Immaginate un dispositivo come un telefono che può costare anche fino e oltre i 1000 euro. Quindi fate attenzione alla scelta dei cavi. La MagTeam è un'azienda seria, produce proprio cavetteria e quindi è molto attenta al lato costruttivo e alla scelta dei componenti. Sto provando i cavi già da qualche settimana proprio per testarli in maniera abbastanza prepotente, soprattutto con mia figlia che ha la capacità di distruggere i cavi in pochi giorni, quindi è un continuo comprare cavi, e devo dire che è rimasta anche lei molto contenta di questi cavi. Infatti penso che uno darò a lei, perché evitiamo così una spesa continua settimanale di cavi che dopo un po' si distruggono. Detto ciò, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto. In descrizione vi lascio il link al sito della MagTeam in modo che potete dare un'occhiata. Sono cavi che, vi dico, non sono cavi cinesate da pochi euro, hanno il loro costo, però come abbiamo visto hanno delle caratteristiche sia di gestione dell'ordine del cavo stesso, ma soprattutto di capacità tecniche di protezione che vi posso assicurare che altri cavi, soprattutto quelli da pochi euro, non hanno. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.